Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video da Rommel 5310 del canale Storia d'Italia. Quest'oggi parleremo di un autocarro leggero per la fanteria. Penso che l'abbiate già visto in uno dei miei post sulla mia pagina Instagram. Stiamo parlando dello Spa CL39, anche denominato come Fiat Spa CL39 o Fiat Spa CLF39, dove la sigla sta per carro leggero fanteria. O anche autocarretta Spa per distinguerlo dall'autocarretta OM. Esso è un autocarro leggero prodotto in Italia dalla società Piemontese Automobili Spa ed impiegato dall'esercito della regione nautica durante la seconda guerra mondiale. Aveva una diversa concezione rispetto all'autocarro di montagna, con un assetto meno rustico. Era dotato di facile condotta e poteva raggiungere una buona velocità. Il marchio Spa, che nel 1932 assorbì con l'azionista di riferimento Fiat anche la SCAT, fu presente sul mercato dal 1906 al 1947, nonostante nel 1909 l'azienda originaria sia stata fusa con la FLAG, fabbrica Ligure Automobili Genova, e nel 1926, in seguito a difficoltà finanziarie, sia stata acquistata interamente dalla Fiat. Inquadrata a partire dal 29 nel Consortium Fiat, la Spa cessa nel 1940 la produzione di autobus, mentre nel 1947 viene messa in liquidazione e viene definitivamente assorbita dalla Fiat. Ora, dopo avendo parlato in generale dell'azienda che produsse questo autocarro, parliamo della storia proprio di questo autocarro. Questa autocarretta è una tipologia di carro leggero per fanteria, nata per sostituire le carrette di battaglione a traino animale e di muli, soprattutto per gli spostamenti su mulattiere e carrace di montagna. Il primo tipo di autocarretta adottata dal Regio Esercito fu la HOM modello 32, da cui derivarono quattro modelli successivi. Lo sviluppo del modello della Spa inizia invece nella metà degli anni 30 per affiancare e sostituire le carrette OM, con un mezzo più moderno in vista di un ampio contratto di fornitura. Il CL viene prodotto come preserie in due versioni, una con sistema di raffreddamento del motore ad aria ed una ad acqua. Presentate al Centro Studi della Motorizzazione il 13 novembre del 38, viene selezionata la versione ad acqua, sviluppata inizialmente nel seno del Consortium Fiat, nato per la produzione di veicoli industriali col codice poi abbandonato di 500. Questa cosa è curiosa. Il CL entra in produzione in grandi numeri per il Regio Esercito e la Regione Nautica e lo si vede partecipare alle parate e alle esercitazioni del 39, denominato appunto CL39, dove la sigla sta per carro leggero, seppur fu generalmente noto come autocarretta Spa o L39 per distinguerla dalla precedente OM, come abbiamo già detto prima. Il mezzo è inizialmente destinato al trasporto del personale e dei materiali. Veniva utilizzato anche come trattore d'artiglieria per il traino delle mitragliere antiaeree Breda 2065 modello 1935 e 2077 modello 1941. Venne anche utilizzato per il traino del cannone controcarro 4732 modello 1935, di cui ho fatto un video qualche giorno precedente al giorno di uscita di questo video. Vi consiglio di andarlo a vedere. Comunque, oltre al cannone controcarro, era anche destinato al trasporto di hobbici, cioè l'obice da 7518 modello 3435. Dal 1940 il CL39 venne assegnato in 6 autocarrette per gruppo da 7518 modello 34, 8 per compagnia mortai da 81 mm modello 35 e 4 per compagnia controcarre divisionale da 4732. La divisione di fanteria, secondo l'ordinamento del 40, era dotata di 45 CL39, che con l'ordinamento del 43 passarono a 145, ovvero 53 per ognuno dei due reggimenti di arma base e 39 per il battaglione mortai divisionale. La versione coloniale fu adottata ufficialmente il 14 febbraio 1941. Durante la Seconda Guerra Mondiale furono impiegati in tutti i fronti, dalla Russia ai Balcani alla Libia italiana, ad eccezione dell'Africa orientale italiana. Dopo l'8 settembre, nel 1944, furono consegnati 198 mezzi alla Wehrmacht. Tra le versioni speciali requisite anche dall'esercito tedesco rientreranno le versioni munite di trazione integrale sul modello di Spa 37, ma senza ruote posteriori sterzanti. Delle 5642 autocarrette prodotte per le forze armate monarchiche, i pochi esemplari efficienti rimasero in servizio con l'esercito italiano fino agli anni 50. Riadeguati in molti casi alle mutate esigenze militari e strategiche, i veicoli vennero anche muniti di motori Fiat 1900 cc alimentati a nafta.
Lo stesso del trattore Fiat 25, provviste di avviamento con motorino elettrico, autoscatto Marelli SA4. Un dinamo a tre spazzole provvedeva ad alimentare i fari di bordo. E per questo breve video è tutto. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate di questa autocarretta e se magari con più esemplari disponibili avesse fatto la differenza, e soprattutto nel fronte del Nord Africa, dove diciamo le nostre divisioni motorizzate erano praticamente inesistenti. E niente ragazzi, vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale e magari di lasciare un commento dicendomi la vostra su questa autocarretta.